Bentornati amici, oggi nuovo episodio di Riverdale, siamo alla seconda puntata. Mi aspetto cose trash e non vedo l'ora. Previously on Riverdale. Oh, finalmente siamo tornati da Pops. Anzi, che continua a fare il pugile. No, vabbè raga, Charles. Comunque quanto fa ridere che ha lo stesso nome del fratello gemello lì di PLL, cioè ditemi che è una citazione, io lo spero. Ma Veronica? In tutto questo c'è lei senza genitori e cosa fa? Con chi vive? Shopping per la scuola! Veronica, c'hai 17 anni, con chi vivi? Con chi vivi? No raga, Cheryl. Ma questo cadavere come fa a non puzzare? Ma questi che dimorano tutti e quattro insieme in contemporaneo, ma che trash! No raga, no. Mi mancavano queste scene soft porn. Non ho parole. Spero non mi demonetizzino. Oddio, il primo giorno di scuola, wow! Grazie per averci dato Cole Sprouse e mutande, grazie. Vabbè, ci manca solo il preside cattivo adesso. Anche perché questi non hanno mai fatto niente durante l'anno scolastico. Giustamente mettono un preside che forse li farà studiare. Ma questo quanti anni ha, scusate? Cioè, anche lui era minorenne. Sì, perché era in carcere per i minorenni, ok. Reggie se incazza. Oh, Kevin. Kevin però un po' mi fa tenerezza, poveriero. Cioè, era lobotomizzato palesemente. Scusate, scusa, Veronica vuole andare ad Harvard, ma questa non ha aperto un libro mai. Quando mai vi abbiamo visto fare i compiti, studiare? Poi mi spiegate come fanno a studiare questi qua se ogni due per tre devono andare a, non lo so, a salvare il mondo praticamente. È gente che muore, è loro che devono scappare nei boschi. Quando studiate e come? Quando? Ma i paparazzi a scuola, ma che... Sì, beh, certo, la scuola è invasa dai paparazzi, ma tipo la sicurezza non esiste. Oh, finalmente è tornata anche Tony. Durante l'ultimo ballo scolastico molti studenti sono morti. E quindi abbiamo deciso... Una tipica frase detta da un insegnante, da un preside di qualunque scuola. Matilda! Ma chi è? Io non li riconosco coi caschetti. Chi è? Ah, è Reggie. No raga, ma che triste. Quindi sicuro Jughead va via. Betty che fa la spia sotto copertura. Wow, mi piace questa sottotrama. Che riprende la fattoria, bella. Cheryl che fa la bitch con il preside. È qualcosa di meraviglioso. Attenzione alla scuola privata, molto sciccheria. Comunque questa cosa di Veronica è troppo assurda. Attenzione Kevin. Kevin sta facendo il doppio giochista. Sgamato! Reggie che ha gli occhiali da sole. Perché ha gli occhiali da sole? No, oh, poverino, ecco perché. Kevin, non lo so se mi fido. Non lo so. Non so perché, ma Charles non mi ispira molta fiducia. Madonna, Archie però quando ha queste reazioni, cioè... Ok, che devi difendere il tuo amico, però fai peggio. Ecco, lo sapevo che succedeva sta roba. Il padre di Veronica comunque... cioè, io lo odio sempre di più. Odiato dall'episodio 1, deal with it. Madonna Hiram, guarda, io ti auguro il peggio. Comunque io rido tantissimo che questa sta organizzando una festa a casa sua e in casa c'ha un cadavere. Tutto normalissimo. Marjorie, non sapevo si chiamasse Marjorie di secondo nome, wow. Adoro. Comunque Cheryl è tornata la bitch di sempre e non so se questa cosa mi piace oppure no, perché... cioè, fa parte del suo carattere, però mi piaceva la crescita di Cheryl. Oddio, lo sapevo che qualcuno trovava il cadavere. No, Reggie, no, vabbè. Non è stata scoperta per un soffio. Madonna, l'ha coperto con un lenzuolo, ma perché? Ma poi lì davanti, ma che fa? No, non ci credo. No, vabbè, ma che cavolo, questo qua che problemi ha? Il preside, cioè non vuole che passano le feste, ma una vita ce l'ha questo preside, scusate. Gli distrugge la macchina. Mi piace questa svolta bad boy di Reggie. Mi sa che è la prima volta che vediamo effettivamente una scena in cui sono a lezione. Vi giuro, penso sia la prima in assoluto nella serie. Non me ne ricordo nemmeno una. Ma come Ron? Cioè, ma così? No, vado una notte a scuola, allora esco direttamente nel mezzo della lezione e me ne vado. Ok. Ma perché? Ma la sicurezza... Veronica, sei ricca sfondata. Pagati una guardia del corpo, qualcuno che blocchi questi paparazzi. Ma che senso ha?
Oddio, che bella però questa canzone. Adoro quando citano i musical. Adoro queste citazioni a Chicago, è tutto bellissimo. Ecco, Riverdale ha dei momenti altissimi di trash, però poi ogni tanto cade in queste citazioni veramente belle. Sempre con molto trash, però ci piace da morire, almeno io apprezzo tantissimo. Soprattutto le puntate musical o con gli stacchetti musicali. Bellissimo. No, ha cambiato nome, ha cambiato nome. Gomez, what the fuck? Ma questa ha messo un alveare? Palesemente fake, è fatto in CGI male. Ma guerra di cosa? Armato, ma che ansia, perché? Ecco, lo sapevo. No, raga. What the fuck? Vabbè, sappiamo ufficialmente che FP porta sfiga. Ok, allora dai, questo secondo episodio è stato abbastanza tranquillo, direi, a parte alcune cose. Sono contenta che stiano andando avanti con la storia della fattoria, perché effettivamente nella terza stagione non si capiva assolutamente niente e spero ritorni il personaggio di Edgar, è interpretato da... com'è che si chiama lui? Dio, vabbè, quello che ha fatto Cinderella Story, per intenderci. Chad Michael Murray, ecco come si chiama. E soprattutto sono sconvolta da questa cosa di Jughead. Cioè, già avevamo visto nel finale di stagione della terza che doveva succedere qualcosa di assurdo, però boh, cioè, non, ho paura. E tra l'altro temo che per questo motivo vedremo pochissimo Cole Sprouse in questa stagione e ciò non mi aggrada. E niente, quindi, questa era la mia reaction barra mezzo commento. Fatemi sapere se voi avete visto l'episodio, che cosa ne avete pensato. Come al solito, qui sotto trovate tutti i link per seguirmi sui social e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!